Stefano Gossi è particolarmente contento dopo la tappa numero 8 dell'Africa Eco Race, che è stata praticamente perfetta, soprattutto perché non era una tappa facile. Al contrario, i 445 km rappresentavano una delle tappe più difficili dell'intera manifestazione. Proprio per questo la soddisfazione è doppia. E oggi siamo molto contenti perché il patron è tornato a cantare forte, perché l'assistenza ce l'ha fatto tornare prestante, dai. Quindi siamo riusciti a tenere un buon passo. Oggi c'erano oltre 80 km di dune intervallate da piste totalmente di sabbia, quindi era insidiosa, difficile e veramente tecnica. C'erano dei passaggi in cui noi con la nostra altezza siamo un pochino penalizzati e dovevamo compensare con una guida un pochino più, diciamo, accelerata. Questo ci ha fatto sì che abbiamo dovuto un po' soffrire, ma poi alla fine le gioie sono arrivate tutte in fondo, perché oggi lo possiamo dire, Alberto, non abbiamo usato la pala, quindi in 80 km di dune siamo veramente soddisfatti. Nonostante questo, poi siamo riusciti ad arrivare in fondo, mi dicono si è fatto il 21esimo tempo della prova, e questo ci fa onore e ci piace molto, insomma.